Siamo qua a Seravezza e stiamo per cominciare il progetto Opera Q. Sono qui accanto al musicista e compositore Antonio Ferdinando Di Stefano. Io sono Marco Di Stefano. C'è anche Tania Kabarova che curerà i movimenti coreografici, la danza. Io invece curerò la regia. Antonio, come musicista, curerà la preparazione canora, vocale e i temi musicali che cercheremo di sviluppare nello spettacolo che andiamo a costruire. Come andrà? Non lo sappiamo perché abbiamo lavorato per alcuni mesi per seminare, fare in modo che si nascesse questo desiderio, questa voglia, questo piacere di stare insieme in questo splendido teatro delle Scuderie del Palazzo Mediceo di Seravezza. E siamo veramente curiosi adesso che stiamo per cominciare di vedere se abbiamo seminato bene, abbiamo lavorato bene con le persone con le quali siamo entrati in contatto. A Seravezza ci sono molte associazioni. C'è molta cultura, ci sono molte attività e quindi siamo fiduciosi sul fatto che molte persone possano partecipare, ma a differenza degli altri gruppi, qua non c'è un gruppo consolidato di lavoro, è un gruppo che si andrà creando giorno dopo giorno, incontro dopo incontro. Ci incontriamo ogni martedì, tra breve avremo il primo martedì e vedremo che cosa ci aspetta. Ci riusciremo? Prendere possesso dello spazio, perché è uno spazio che con i vostri occhi può diventare qualsiasi cosa. Se tu credi che lì c'è il mare, lì c'è il mare, e se tu credi che lì ci sono le montagne, e lì ci sono le montagne. E se tu credi che fa freddo e che sta piovendo, io ci credo. E attraverso cosa ci credo io, spettatore? Attraverso i vostri occhi. Se i vostri occhi credono, vedono la pioggia, io sento la pioggia sulla mia pelle. Capisci? Quindi dovete usare di più i vostri occhi. Tesoro, sei il mio sole, finalmente. Voglio stare con te tutta la vita. Ma perché devi prendere la mia ragazza così? Non ti prendere, non ti prendere. Sono tua, sarà una di mia, ma che dice? Non è bello. È mia, Non sei amore. più una mia. Se voi perdete il centro della scena. Però abbiamo anche poco tempo per organizzarci. Bravo, hanno poco tempo. Mi dite voi chi l'ha detto che avete poco tempo? Nessuno. Siete voi che avete fretta di andare via. Vi ho detto io che avete poco tempo. No. Allora, come per noi, cioè per tutti le persone di Africa le chiamiamo di colore, le gente di colore. E poi c'era un africano che parlava con uno bianco e diceva: noi nasciamo neri, cresciamo neri, quando abbiamo paura siamo neri, quando siamo malati siamo neri. Voi dice, nate rossi, rosa, quando crescete siete bianchi, quando avete paura siete gialli, quando siete malati siete verdi, quando morirete siete grigi. E mi dice a me di colore.
Ma le cose stanno andando veramente splendidamente, non avremmo mai immaginato 50 persone a lavorare tutte le sere con noi. Siamo all'incontro numero 4, stiamo lavorando per la realizzazione dello spettacolo, grande energia, grande atmosfera, anche l'idea della multietnicità è ampiamente condivisa, ci sono le persone del Senegal, le persone albanesi che partecipano al progetto, sono in arrivo anche persone della comunità Rom. Devo dire che veramente il teatro ancora una volta vince. Chiunque entra qui dentro sente un'atmosfera magica. E con Antonio, no? Stiamo lavorando, tu con la musica stai creando un coro, mi pare. Sì, praticamente la linea è sempre la stessa, cioè la prima fase è l'ascolto, cioè bisogna ascoltare molto le persone nel senso proprio più puro del termine, cioè ascoltare le loro energie, le loro idee e poi pian piano ricostruire attraverso un lavoro a ritroso quello che potrà essere il tessuto musicale, cercando di non imporre nessun tipo di forza esterna o conoscenza musicale a priori, ma proprio costruendo un vestito, anzi quasi quasi cucendogli addosso un vestito col loro tessuto. Entusiasmata anche dal fatto di riuscire ad avere anche il contatto in qualche modo fisico con le altre persone, riuscire a abbracciare un'altra persona anche se non si conosce. Nascono amicizie fra di noi, ci salutiamo, qualcuno conosciuto un po' prima di vista, sì che qui ancora si approfondisce, si avvicina, è una bella cosa. Mi sento più libera, sì, ci sto bene sul palco. Ha dato gioia, sono più aperta, più felice. Partecipo con mia figlia che è un'adolescente, mi è venuta proprio voglia di metterci due generazioni a confronto. Io mi rilasso stando qui perché sono tutte persone che non si trovano da altre parti. Quindi io qui mi ritrovo bene, ecco, mi sembra di ringiovanire. Il senso di stare insieme. Il fatto di fare una cosa insieme, tutti insieme, di ascoltarci. Ecco. I primi giorni stavano un po' meno a larga fra gli stranieri qua e là, invece ora siamo presi abbastanza confidenza, ci parliamo, chiacchieriamo, anche quando ci troviamo per le strade, ci fermiamo, ci salutiamo. È una cosa che vabbè, prima si chiedeva, ma non tutte le persone. È un rapporto diverso ora, cioè le vedi, non la vedi più come l'extracomunitario, le vedi come una parte della società, una parte del gruppo che può avere delle sue difficoltà nell'integrazione.
prima non conoscevo loro, però ho conosciuto qui tante gente, tante persone. Ho relazionato con tantissime persone, soprattutto anche con le persone del Senegal, perché è bello anche l'unione tra gente di bianco e nero. Magari sei tu proprio che fai conoscere e sono loro che fanno conoscere qualcosa a te che non conosci. Come io sono qui ora come il mio paese, sì, sto qui come il mio paese, divertire con il mio paese. Abbiamo un manipolo di bambini e abbiamo persone di 80 e rotti anni, quindi dai 6-8 anni fino agli 85. E anche l'incontro tra le generazioni è molto interessante, perché anche questo non accade più nella nostra società. Il teatro permette anche questa magia. E stiamo costruendo uno spettacolo allenando le persone, allenando a seconda delle loro possibilità, delle loro capacità. E quindi sono convinto che stia venendo una cosa fantastica. Non vedo l'ora di vederli sulla scena. Sono la cuoca matta! Il becchino ci vuole per forza, eh? Non muore mai! Badante, bella, colta, intelligente! Con due diplomi! Sono il burattinaio! Il numero di telefono me lo lasci dopo? Cotto e mangiato! Già pronto un'intervista eccezionale! Sono il prete proletario. Amen. Io sono un nonno, eh. Chi devo visitare adesso? Allora, sindaco, vogliamo il Parco Verde, che sia chiaro. La mia casa è sotto il ponte. Sta attento che ti faccio la multa, eh. Vai. Cara signora, guardi che il Parco Verde noi ve l'abbiamo fatto bello grande qua davanti. Io sono l'impresario. Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu, Romeo? Signori e signori, questo sarà uno spettacolo fantastico.